adesso, invece, proprio perché gli amanti degli animali sono tanti, siamo andati Luca, io, te e Mirko, con il, al freddo e al gelo, perché quel giorno veramente nevicava, eravamo in corso Bersaglieri perché? Per la benedizione annuale degli animali, che ormai è diventato un appuntamento di ritrovo per tutti gli amanti degli animali. Per intercessione di Sant'Antonio Abate, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giorno della benedizione degli animali, come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce da una data storica che già avveniva in lontananza, diciamo che è una vecchia ripresa della tradizione rurale. Questo è un evento che noi abbiamo ripreso per rivitalizzare il borgo, tra le altre cose anche questa manifestazione. Una vecchia conoscenza di mia, Francesco, anche tu sei venuto qui per benedire il tuo bovaro. Sì, anch'io è da anni che partecipo a questa manifestazione organizzata qua a Rivivi il Borgo. Diciamo, è una bella esperienza per stare tutto il giorno qua con i nostri animali, diciamo, a 2, a 4, a 6 zampe. Ed è importante anche rivivere questi momenti che si vivevano un tempo. Sì, 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 infatti era una cosa che, diciamo, qua l'organizzazione, proprio il borgo, era nato in tempo proprio per questa attività, e per questo giorno, ecco, lo festeggiavano in maniera molto più grande anche con altri tipi di animali, però noi, ecco, oggi era ben rappresentato qua da molte specie di cani soprattutto. È venuta anche lei qui a benedire? Sì. Da quanto tempo ce l'ha? 7 mesi. Mi sembra che lo tiene abbastanza bene. Anche troppo, è viziatissima. Allora viziamola un po' di meno, no? Non ci riesco. Lei ce l'ho da 2 anni e mezzo. Perché l'ho presa che c'era 6 mesi, quindi sono compiuto il compleanno il 15 gennaio, quindi ho fatto 3 anni adesso. Durante la benedizione il prete diceva: se li dobbiamo tenere, teniamoli bene, cane, mi sembra che è il tuo caso. Noi li teniamo molto bene, veramente bene. Il cane che sta in casa, qualsiasi tipo di animale, deve essere tenuto benissimo, non bene. E quindi viene tenuto molto bene. E non lo vedi, infatti anche cicciottella, grassottella, quindi sta veramente bene.